soli lei dice che il Festival di Sanremo nasce da una cena con un po' di amici e colleghi che fanno il mio lavoro, il lavoro di autore televisivo. Si parlava del Festival vero, del Festival di Sanremo, e abbiamo commentato dicendo certo sarebbe bello farlo. E un mio amico ha detto chi ce lo impedisce, facciamocelo noi. Festival, come lo chiama? Festival di Sanremo. Sanremo ovviamente è un augurio, saremo quello che vogliamo ovviamente, però mo so 16 anni, quindi come dice qualcuno, dice forse la prossima edizione dovremmo chiamarlo il Festival di Siamo Stati. La mia avventura con Sanremo è cominciata 13 anni fa, quando Francesca mi ha coinvolto nella sua creatura, perché Sanremo è una creatura di Francesca. È un piccolo miracolo, perché veramente con niente si cerca di fare il miracolo. La nostra politica è l'esatto contrario, direi, per una notte, cioè noi cerchiamo di tirare fuori il meglio possibile, anche l'impossibile. Quindi il mio ruolo di direttore è un po' sacrificato da un certo punto di vista, perché ho pochissimi elementi, siamo 5-6 sul palcoscenico. Grazie a Dio sono tutti bravissimi, i maestri preparatissimi, e quindi cerco comunque di lavorare sui colori, sulla pulizia del ritmo, ma soprattutto sui colori, anche se ho soltanto una chitarra, una tastiera. Cerco di avere comunque delle atmosfere. Che le canzoni senza atmosfera non sono niente. Otto anni fa Francesca mi coinvolse in questo progetto. Ormai sono 16 anni che andiamo avanti. Produrre. Si fa presto a dire produrre, però... Puntualmente, la sera prima della, chiamiamo, messa in scena lo spettacolo, siamo sempre lì nella preoccupazione a dire che succederà, cosa non succederà. Beh, io dico soltanto che ormai sono 16 anni e andremo avanti, spero per altri 50, poi vedremo. Comunque mi dà una sensazione di fare del bene a delle persone che sicuramente non hanno quello che abbiamo noi. E sto bene, tant'è vero che il motto del Festival di Sanremo è fare del bene fa bene. Some folks love in confusion, one and easy solution, walk with eyes shut wondering.
Festival di Sanremo è stata la mia prima esperienza. Io ho cominciato con buttato nella mischia da Francesca Capua. Mi ha detto: senti, mi dai una mano per fare questo festival? E io ho detto: sì, perché no? Il primo anno ho portato le cartelline e il caffè. E tra l'altro mi sono pure caduti i caffè. Mi ricordo, mi rimproverarono. E non eravamo a questo teatro, però eravamo al Teatro Vittoria. E poi invece le cose sono cresciute, si sono ingrandite, e questo per me è il decimo anno. Sono molto contento di fare questa cosa, perché ti rende partecipe di una grande macchina che ormai è oleata, soprattutto di grandi amici che si danno da fare, dedicano questa giornata, si prendono un giorno al lavoro, si danno malati, si può dire si danno malati? Si danno malati per poter dare una mano, e quindi con la loro professionalità. E questo ci permette di fare un festival discreto. Io non posso dire, poi aspetto a voi dire se il festival è idoneo ad essere guardato e divertente, però con la loro professionalità ci permettono di fare un festival a basso costo. Signore e signori, buonasera. Trasmettiamo ora il Festival di Sanremo. Presenta Francesca Capua, direzione musicale di Cinzia Gangarella. A voi tutti un buon proseguimento di serata. Arrivati alla 16ª edizione, il che significa che sono 16 anni che questa avventura continua. Che dire, merito sicuramente di tante congiunzioni astrali positive e di un pubblico sempre così carino e affettuoso che ci segue. Ma sicuramente la parte più bella di questa serata è quello che andremo a sentire, perché sono 10 cantanti in gara,
anche se ne vedete 11 perché c'è un duo, bravissimi, che nella vita fanno tutt'altro, ma che forse potrebbero anche cambiare la loro vita. Andate a prepararvi. Grazie. Francesca Capua, come si comporta quando la trucco? È impossibile proprio. Si muove, parla, mentre mette il rossetto, risponde al telefono, tutto. E ormai ci sono abituato, la seguo nei suoi movimenti. È un miracolo anche quello, però è piacevole anche questa, fa parte del suo personaggio. Come amica 10, come persona 0 proprio, preferirei proprio non avere nessuno da truccare come lei proprio. Abbiamo detto tutto, ci siamo, io dico possiamo cominciare la gara, cominciamo la gara. Chiamo sul palco Francesca Trigiani. Sopravviverò anche stavolta, passerò questa sfida, supererò questa sfida. Dopo tante volte che ci ho provato, questa volta ci sono riuscita a partecipare, quindi in bocca al lupo a tutti. Canto con lei. Canta con me, mi porto dietro una tigre, quindi ricordatevelo bene, una tigre. Devo mettere gli occhiali, diciamolo. No. Perché la coppola? La coppola perché io sono di origine calabrese, abbiamo il nostro operatore di origine siciliane e quindi, come si dice, è un clan. Noi siamo un clan di grandi amici che ogni anno cercano di fare il meglio che possono per cercare di aiutare un po' la gente che è meno fortunata di noi. Tocca a me. Tenetevi forte. No, sono sereno e tranquillo. A me piace cantare e cantare aiuta a vivere meglio. Santino! 49 anni, 49 lo possiamo dire per te, operaio aeroportuale, canti, tua moglie l'hai lasciata a casa stasera? No, sta qui. Sta qui, quindi non ti ho risolto la serata in quel senso. E canterai la nostra favola. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina ed io il tuo re. Sono abbastanza, sì, forse la serata finale non si nota perché è tutto bello, tutte luci, lustrine, bellissimo, bravi, comunque i problemi sono tante volte insormontabili, ma d'altronde con i colleghi che credono e hanno sempre abbracciato questa iniziativa, sicuramente ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo sempre. Io sono profondamente orgogliosa di far parte di questo paese. Certo, i problemi ci sono, però quando io sento... che questa strepitosa sciarpa in seta che ha i colori della nostra bandiera è un pezzo unico che è stata fatta apposta per questa edizione di Sanremo dalla Sartoria Castiglioni e che io, dopo averla indossata, è vero, col mio Chanel numero 5, metterò all'asta insieme ad un regalo che ci è stato fatto. E mi onora particolarmente perché è un italiano che nel 2010 ha vinto il World Press Award, che per i fotografi e i giornalisti è un premio prestigiosissimo. È una foto che ritrae la foto sui tetti di Baghdad.
Ciao mamma, la conclusione è buon San Valentino a tutti. Save the last dance for me. You can dance every dance with a guy who gives you the high, let it hold you tight. You can smile every smile for the man who hand you ever need a pale moonlight. But don't forget who's taking you home and innocent you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Signor invasione di campo della Barale, Luciano Melchionna. Ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Mattacchioni. Allora, io direi che questa Barale con questi occhi fa paura. Benissimo. La Barale ha chiesto se facciamo il festival per lei. No, non è vero. Semplicemente giovedì. Grazie, debutteremo in questo teatro e quindi stavamo facendo le prove qui dietro. E avete fatto invasione di campo. Abbiamo fatto un'invasione di campo, io sono affezionata a Francesca. Io sono un medico di base e stasera canto con l'orchestra, pensa che canto Vecchio Frac di Domenico Modugno. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Liberatemi, liberatemi, perché comunque sia ho un'età. La fatica si accusa e quindi io aprirei un concorso. Chi vuole presentare Sanremo? Insomma, io non vorrei andare oltre i 50, ho 2 anni ancora, quindi se si fanno avanti. Però la cosa bella è il nostro motto, fare del bene fa bene. E io oggi, nonostante le preoccupazioni e le arrabbiature, sono contenta. Quindi... Com'è andata? Bene, bene, grazie. A fare questi iniziativi. Diventare tranquillo, non devi essere... Ma lo sa. Proprio partita che ci sono. Ma che canti? Te lo ricordi che canti? Mi pare I Will Survive. Ma sopravviverai? Speriamo. First I was afraid, I was petrified. Came thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I get strong and I learn how to get along. I saw your back from outer space. I just won't be without a here without a look upon your face. I should've changed my stupid lock, I should've made a leave your key. And if I know for just 1 second, you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, cause you know I won't come anymore. When you wanna try to hurt me with goodbye, you think I crumble, you think I lean it out and I. Oh no, I won't survive. Oh, as long as I have no love, I know I stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I survive, I will survive. Hey, hey. Prende, buonasera, scusate, il disturbo di questo. Bravissima, bella, ma te l'ho detto di stare tranquilla, te l'ho detto io, affidati.
Oddio, che emozione. Sta andando molto bene, secondo me bisogna riuscire a racimolare ancora di più, cioè essere ancora più presenti su tutto il territorio e proprio, cioè cominciamo a tirarli fuori sti soldi, tanto noi che ci dobbiamo fare, no? Telefonino nuovo, che ci fai, la macchina nuova? Ma lascia stare, diamo una mano a chi ne ha bisogno. Ma a me sembrano tutti molto molto bravi, poi sono assolutamente sconvolta dalla simpatia dell'Anchor Woman, la presenta, no, fantastica, meravigliosa, veramente straordinaria. E poi soprattutto trovo che sia molto importante in occasioni come queste, che diventano un pretesto ottimo per mettersi una mano sulla coscienza. Ecco. Ci divertiamo tantissimo e diceva Francesca che lei si sente prigioniera, siamo tutti prigionieri di questo festival, non potremmo però farne a meno. Io ogni anno quando succede vado subito a vedere sul calendario la data, mi informo subito perché ho sempre paura di dover fare qualcosa proprio nella stessa serata. Fortunatamente anche quest'anno ci siamo e è una cosa molto bella, emozionante. È stata per me un'esperienza bellissima perché era la prima volta che stavo in giuria, quindi è stato molto bello. E poi il festival come ogni anno è veramente straordinario. Sono rimasto un po' colpito almeno fino ad ora, fino all'esibizione che abbiamo visto adesso, dalla scelta dei brani. Mi ha stupito soprattutto la prima cantante in gara, Federica, che ha cantato Insieme a te non ci sto più, che è una canzone, una vecchissima canzone di Caterina Caselli, che ha portato a successo lei intorno agli anni 60, credo fino al 60. Mi chiedo come mai una ragazzina di quell'età abbia fatto questa scelta. Sinceramente mi aspettavo un po', che ne so, di Giusy Ferreri varie, di Noemi, insomma di qualche altra. Mi piace questa scelta di old fashion, evidentemente insomma le cose buone funzionano sempre negli anni. Io posso solo dire che da quando ho iniziato in questi 16 anni c'è stato un progressivo salire e adesso non dico che è un festival di Sanremo, ma è quasi quasi un festival di Sanremo. Francesca è veramente un bulldozer. Avete creato un sacco di interessi, di progetti, avete fatto delle cose stupende in Tanzania, cosa che non c'era ancora l'anno scorso, ma sono quasi miracolose queste cose. Io capisco le possibilità che ha l'essere umano di arrivare, quando ha volontà di arrivare e veramente smuovono le montagne, la volontà smuove le montagne. Ed è molto bello, io vi invidio in questo senso, perché se fossi più giovane sarei al vostro fianco, sarei anch'io in Tanzania, non si sa mai che io possa andare. È la prima volta che sono in giuria, mi sento un attore già affermato, un giurato di quelli proprio giurati pesante. Comunque, allora mi è piaciuta la prima cantante, ottimo, poi l'ultima un po' sexy, però è andata benissimo. Adesso vedremo prossimamente che c'è di nuovo. Comunque mi sto trovando bene, questo festival è veramente, come ha detto il cantante, gaiardo. È tradizione ormai che vada benissimo, ma anche per le finalità che c'ha questo festival, che sono meravigliose. Siccome lei è il notaio insieme a suo fratello, un pronostico sui primi cinque? Qualche impressione secondo lei? Non posso, lei mi chiede di andare al di fuori del mio cammino giusto di notaio, no, non posso, sono tutti molto bravi, tutti preparatissimi come ogni anno e aspettiamo l'ultimo per decretare poi il vincitore. Il brano è Tell Him, che hanno interpretato appunto Celine Dion e Barbara Streisand. When I speak,
E Barbara? Sì. Io ho cantato il basta. Ma non si capisce niente. Cioè, diventa talmente tanto. Avete cantato un po'. Sono contenta. Vincenzo Capua. Buonasera a tutti. Detto anche Corre de Zia. In faccia mai linee superbi, il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Grande, grande. Allora? Io ero emozionato e tutto bene, grazie. Presentiamo con Michelangelo Chiorchiù, che è il presidente dell'Associazione Comunità Solidarni nel Mondo, un'iniziativa che credo sia la prima in assoluto che una associazione onlus proponga. Io direi che quello che è bello è che emerge di anno in anno la concretezza di quello che stiamo proponendo, e anche questa volta averlo fatto vedere attraverso le immagini credo che sia, come dire, di impatto per tutte le persone che sono qui vicino a noi. E perché noi, come diceva prima anche Francesca, noi non vogliamo finire quest'anno, nell'anno prossimo, noi vorremmo che questo progetto che noi vediamo, di cui noi abbiamo fatto vedere le realizzazioni, possa continuare. I bambini non guariscono, i bambini disabili non guariscono. Abbiamo bisogno sì che questo progetto possa radicarsi e possa essere sostenibile dalle persone che sono in Tanzania, ma noi bisogna che diamo il sostegno e diamo l'aiuto necessario per poter dare loro fiducia e dare loro dignità. Vacanza che potrebbe essere la vacanza premio per chi prende il diploma, vacanza per chi dice sì, vado a fare un safari diverso. Francesco, grande Francesco. Lui porta un brano molto bello, molto romantico. Easy, di Lionel Richie. Molto facile, ecco, manco per niente. Infatti adesso lo sentirete. Francesco, grazie. Spatola. It's kind of funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, the guest all and I borrow. Yeah. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Sono qua ogni la gamba più bella del mondo. Grazie. E adesso Carlo Carulli. Lui è nato incorporato con questo. Pregherò. Al castello o nel silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Che lo vedrai solo con gli occhi miei.
così. È sempre dura comunque. La missione non passa mai. Grazie, scusate. Grande, grande, bravo, bravissimo. Grazie. Spero che abbia trasmesso un po' di energia. Signori e signori, Alberto Cambelli, che si è diplomato anche al conservatorio, ma che per hobby fa l'autoriparatore, ci propone questa sera il nostro concerto. Ovunque sei, si ascolterà. Accanto a te mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Ascolterai accanto a te, mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. Notai adesso avranno il compito di valutare le cartelle sia della giuria che della giuria popolare. Arriviamo a conclusione di questa serata. A grande richiesta, solo per voi, solo per noi, in esclusiva mondiale, il magico Alivernini! Sono mago, non... che? Allora, bene, allora, dico, intanto sono vestito un po' veloce, che c'è? Questa è mia moglie, brava donna, brava in cucina, brava con i bambini, brava pure a letto, non lo dico io, dice tutto il quartiere. Allora, bene, solo per chi non mi conosce, solo per chi non mi conosce, perché poi facciamo le cose a richiesta che mi è venuto dal pubblico, non sono fra i maghi che fanno apparire sempre colombe, tortore, piccioni, io sono un mago particolare, faccio apparire i pappagalli, questo solo, non... Guarda, il gioco della sigaretta spenta, leviamo pure questo, spenta nella mia mano. A protezione della mia mano mettiamo la giacca. Prego, sì. No, guarda che bellissima giacca, una bellissima giacca disegnata da Armani e cancellata da Valentino. Allora, guarda, attenzione, facciamo un piccolo buchino perché sennò la mano si brucia. E attenzione, oddio, aspetta, sono un po' emozionato. Sto gioco l'ho sbagliato una volta sola, Questa è la seconda volta che lo faccio. Allora, ma la magia. 1, 2, 3. E voilà, soffia. Lo so fare. Lo faccio. Già sappiamo che avviene. È scappato. Ma chi? L'ospite d'onore. Amo Gabriel Garco. Io direi che possiamo tranquillamente partire con il primo dei riconoscimenti che diamo, che è il premio Simpatia, lo dà l'organizzazione. Chiamerei tutti i cantanti schierati qui, così se lo godono questo momento. Premio Simpatia di questa 16ª edizione va a Carlo Carulli! Premio della critica, dato dai musicisti, dai maestri dell'Orchestra Tanta Pazienza, con la motivazione che la maestra Cinzia Gangarella ci illustrerà, va, prego,
Motivazione, brano forse non festivaliero, però cantato benissimo, Francesco Spatola, Easy. Premio del pubblico della 16ª edizione del Festival di Sanremo, un applauso a Francesca, va Ilaria Isabelli e Sara Caratelli! Premio della giuria va Sara Caratelli e Ilaria Isabella! L'appuntamento è per l'anno prossimo, qui al Teatro Italia, come sempre per la 17ª edizione del Festival di Sanremo, Sanremo 2012, e speriamo di essere 2012 più 2012 più 2012 più 2012 più 2012. Grazie. Quindi persone che nella vita non sono cantanti di professione, o comunque non hanno una casa editrice, una casa discografica, però amano questa... E va bello, tagli. È stato bravo lui? Bravissimo. Ma chi è il più bravo tra di voi? Francesca Cappia. Aspetta, se c'è gente che passa, che fa suona, che è una... Il problema è che si... Leo Visconti. Tenore. A questa mi va a chiamare più. Che devi dire? Che devo dire? Boh. Non lo so. Che dire? Devo attendere la coppa, eh? Allora, il motto del festival... Allora non si dice, allora. Sì, ciao! Che devo fare? Adesso te la faccio. Cos'è successo? No, mi sfuggiva la domanda. È un outsider che... come si chiama? Easy. Il motto di Sanremo? Mica il migliore. E fare del bene fa bene. Non lo so. Però fare del bene fa sempre bene. Si veda. Spero non si veda. La febbre no! Speriamo. No, che siamo qui per motivi di servizio. Un attimo, adesso interrompiamo, faccio una battuta a Francesca poi. Francesca, un anno che fa... Aspetta. Francesca, è il primo anno che fai questa avventura? Sì, è il primo anno e mi sto divertendo tantissimo. E il prossimo anno sicuramente non tornerai, vero? Come no? Se mi chiamate vengo. È una brava attrice, mente spudoratamente. Comunque questo è Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Posso dire qualcosa tua? Beh, è stato molto interessante. Sì, quella lì. È stato molto interessante e tanto divertente. Aspetta, abbiamo giocato male, abbiamo perso purtroppo e la squadra è stata un po'... D'altronde così, lo spettacolo. Gioco, peccato che quel rigore non c'era. Posti, per santa pazienza. Hai posti di combattimento? Ma io ho spento tu. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Loro sono splendide. Io avevo pensato che potessero vincere e pensavo anche Easy. Però sono molto contente che abbiano vinto loro, perché sono delle ragazze. Ecco. Una fa la barista. Perché? Perché si merita qualcosa di più, c'ha una bellissima voce, lei anche, bravissime, belle.